Una volta terminato l'input della centrale termica, andiamo a inserire le legende della centrale termica stessa. Questa è la leggenda appunto della centrale termica con tutte le componenti, serbatoio, elettropompe, valvole, eccetera, modelli e i tipi, con le quantità di ciascun oggetto. Una seconda leggenda può essere quella della serbatoio, per esempio, eccola, ed una terza potrebbe essere la leggenda dei gruppi di pompaggio. Completiamo ancora andando a creare il computo metrico Diamo il nome al computo, definiamo il progetto da computare, quindi il progetto di centrale termica, e creiamo il computo. Andiamo a effettuare la stampa del computo e questo è il nostro computo metrico, con tutti gli oggetti computati. Computo è salvato nel file DVG stesso e quindi questo è il risultato.